Buonasera a tutti, e con l'occasione ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, la Proloco, anche chi non fa parte della Proloco, gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile l'allestimento e la rappresentazione di questa sera. Ringrazio anticipatamente Angelina per l'ideazione di questa rappresentazione teatrale. Ringrazio anche tutti gli artisti con la maiuscola che in questo momento di difficoltà e di dolore sono, anche su mia richiesta, sono andati avanti nel fare le prove e nel mettere in scena questa storia di questa sera, perché per me amatoriale, compagnia amatoriale o non amatoriale, sono tutti artisti con la maiuscola, e gli artisti vanno avanti. Gli artisti vanno avanti anche in situazioni drammatiche, nonostante tutti i problemi loro vanno avanti, perché si dice the show must go on, quindi lo show, la rappresentazione deve continuare. Ringrazio anche Alida per il trucco e parrucco degli artisti, degli attori. E vi racconto brevemente la storia. La storia inizia e si svolge negli anni 60, durante la trebbiatura che si faceva al tempo, quando gli uomini portavano il grano nella chiesa di San Nicola a San Lorenzo per omaggio e per lo svolgimento delle feste patronali. Da qui la storia prende vita. Quindi vi ringrazio di essere qui anche a nome della moglie di Enzo, Rosanna, e buon ascolto e buona visione. Saluto a tutti. Si da fa pure la messa in piega da Cesarino, si da fa la messa in piega.
bella figura, ma donna, denata, ma ancora una mano vera. Io non ne so come io fa. Oggi mi sono messa in goccia, pure che se la fa le sagne a pezzi se la fa. Ancora tengo un momento, ancora tengo un momento da farlo. Ah, donna, denata, ancora una mano vera la casa. E gli dico, mamma, che non ti dico quando hanno fatto la iaia, non ti vuoi dico. Vuoi che lei c'è lei? Eh sì, non ti ha scritto. Non c'è lei che vuoi. Ah, ecco, non ci sta manco un uccello, se ne può pagare a peso d'oro. Ehi, dentro a sta casa, sei io, tu e la gatina. Ma quelle belle fiorella mia, sanno che ci saranno, che hanno fatto la messa in piedi. Ve lo so detto prima, perché Massiero mi vede Adeline che le figlie forse vuole macchiare, sì, qualche cosa vuole macchiare, però vedremo di farlo, ma sperando che mi arrivi pure un donno, vedremo come mi arrivi un donno, Massiero. Voi è l'uccelletto che l'ha sbrucchiato, za za za, l'uccelletto, za za za, l'uccelletto. Ma io, a parte
questo fa dire davanti a oddio, a fa con le sagne a pezzi, come gli ha fatti. Dimmi un momento, da tu un momento da fare le sagne a pezzi. E noi ero venuto imbriate, e io non lo so, le giunette gormano a reale a casa. Ragne, tante ma busche, tante ma mani, devono uscire, uccide! Sagna pezzo, morto di faccia, non ti preoccupare, uccide. La panetta, come la fa? Sta già pronto, quando faceva sagna pezzo. Lo so, ma a me mi danno le legione. Ma ti capisci niente tu? Siamo anziani là. Che se vado a prendere la casa. Ma siete felici. Madonna mia. Meno male che ci siete venuti in tratta. Seconda, io sono da Vincenzo della Rocca a cantare. E pare che sia proprio bella, eh? Avete visto? Mamma, non ti ringrazio se presto. Che fanno un cal. A me non ti l'hai lanciata, ma. Buono sono. Chi li vuol cotte e chi li vuol crudo? E l'ucille, e l'arancia, e la gazzosa. A gatti tu che bu? Vuoi una tazzetta di caffè tuo io? Che avete visto? Dentro a sta casa mi siete affascimi lì. Ma io devo essere stata vicino alla nonna, capito? Oddio, ciao. Le bellezze della casa. Le bellezze del firmamento! Ciacciarella me! Facete l'amore, eh? Facete l'amore! 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 Senza l'amore non ci può stare! All'amore! All'amore! Che cos'è l'amore? Figlia mia, che cos'è l'amore? Thank you.
mi fa sempre presto, che vai pure nella vacca, le pecore e tutto il resto. Dopo passeva la stalla di galline, al figlio, e via a casa. Ma va a mettere un banco sotto alle tette che vincerebbe, perché la tavola era alta. E io l'avevo fatto queste sagne, perché mamma mia, se ne andava in bagno con papà tutti i giorni, e io la faccio queste sagne. E che va a fare? Io vincerebbe la vincerebbe, povera me! Mamma! Ma che
che ha che ne fa tu? Ma già, ho fatto un su, vuoi lasciare il baffo? Mi fatto un duere te? Ma là, te raccomando, sei venuto ieri, imbrigliato come un racambà. E chi è? Mi prende la frutta. Io devo atturare. Perché ieri sei venuto un po' zulito e ti avevo detto vatti a fare un bagno. Mi sono fatto un bagno dai cima a fuoco, dalla goccia alle vite. Mi sono lavato, c'era saponetta palmolino, perché un sapone mica è un sapone qualunque, un sapone delicato, capite? Ma non sono finito, oltre a quello mi sono bella a lavare. Ho fatto pure le gargarismi che? Acqua e limone. Luciano è profumato. Sì. Ma tu non ne le sia tu? Mi sono profumato, profumo. Pino Silvestre Vida. Ma lo sai, lo profumo. Pino Silvestro chi l'ha cattato? Io l'ho cattato. La zamarina e la cotruccetta. 4.000 lire. E mi fa piacere. E tu si consuma tutta la bocca. Arcatela. E invece a me Zamarina mi ha detto, tu questo pendone accanto Pino Silvestro e per te accanto Cattoro. Quando è
come film. Mi piace, hai visto? Donio! Oh! Ma l'accomodare! No, mi dite, benvenuta, benvenuta, la di fama, aspettando, mi cantare, tutto passa. Oh! Grazie a te, Melanzi, mi deve. Va bene, facciamo una giacchiaria, che ti stai bravo. Vieni che ci sono io, da mattina, le sono date a Catini.
Oh. Ah, venire, venire a dormire. Che tu stai il peperoncino? Eccolo. Ma niente, ma niente in Santa Pace. Ma niente, ma niente, questi sani oro, è proprio buono, 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 Oh!
sembra bene, ma va tutto quello di notte, no? Viva gli spugge! Cerchiamo di farvi vedere la sorpresa della stasera.
Avete sentito cantare questo giovane da questa parte, ragazzi? Fatevi vedere, eccolo qua. Questo giovane avete sentito cantare? Vediamo se riusciamo a fare questo miracolo, a farvi sentire una cosa bellissima, perché questo ragazzo è pieno di talento. Chissà se ci riusciremo, ma lui è un grande cantante. Chissà se riusciamo a sentire la voce, ci riusciamo a far sentire la voce. Perché lui canta da quando era bambino piccolo, è vero? Come no? Dico a tutti. Certo! Ha sempre cantato. 6 anni, è un mostro di bravura. Sa cantare qualsiasi cosa, ma lo voglio far portare veramente in alto. E sicuramente questo ragazzo farà carriera. Vediamo se riusciamo a farvi sentire, ecco, bravo, bravo, che ha spostato il quadro. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima. Ce la canta. Sapete, cantare è più bello che far vedere, vero? Allora accennala con la voce, come fa? Come prima, più di prima, amerò. La vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Comunque di accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima. Johnny Santa Maria, in onore delle nostre belle rosse, il nostro Johnny Santa Maria, e lo porteremo al Festival di Castro Rovigliano l'anno prossimo a Sanremo. Però dobbiamo dare una notizia a tua madre. Signor, io me lo porto in tournée. Questo ragazzo deve girare tutto il mondo, ma non è tutto il mondo, però si porterà pure la sua sposa vicino, è vero? Vieni. Anche io andrò a Roma per studiare ingegneria e porterò con me la mia sposa che invece studierà lingue. Ma come sta? Ma come sta?
Mandini! Ma la seconda che ha detto il giorno? Che le figlia non se le porta il fumo? Ebbene. E ora mandiamo da su. E che ha detto che le figlie è del rumo? Nelle che appartiene al mondo, si fa la vita a sé. Chi se lo avranno un successo? E voi che siete così? Donna! Non mi hai fatto niente a me. Tu mo, sì che da fa, eh?
perché? E perché è venuto quello da Napoli, che diavolo è venuto? E mi ha detto che figlia mia fa un provino, John Maria, Santa di Cola. Poi mi sono andata io, ma molti mi sono pensato, ma chi vuole fidino lo faccio ridare. Figlia mia sta qua, non si può. Niente, non mi dà l'uomo! Perché, ma? Beh, perché tu gli hai dato la benedizione al figlio, come gli so fatto che te. Perché questo se ne va, arrivi dal porto pur che creatura, capito? Non ti metti la città, figlia mia. Tu ci hai lasciato per forza, perché così che fai. Ecco, gli di la benedizione, le facciamo sposare, ecco, e dopo le facciamo sposare, hai capito? Le facciamo sposare, ma che le mie tu, ma domani è piano soldi gli, Le soldi le tinghi gli, le tinga. Come le dici tu? Sì, e non si dà più. Allora, un po' alla volta, sono messo un pezzettello alla volta sotto l'umatone. E niente le sono fatte vedere. Quando sono stato gioionato. Però, se viste che adesso le soldi ti servono, e io le tengo pronte, perché a ste figlie tu gli hai dato la benedizione, come ho fatto io con te, i figli, e Dulumon! E papà, ma se le dici tu a chi è qui? Ma l'imbiagno, figlia mia, che poi mi fai disperare. Ma si cada fa, ascolta a me, levi tu su fazzola, ti arrivisti, ti metti un belle tacchetto, viene alla processione di Santo Lorenzo e quando cammina fa. Non ci esce se non ci sposano. Va bene, e che problema c'è?
Dopo Santo Lorenzo. Dopo Santo Lorenzo, che mo si è da fare. E allora? Sei contento tu? Se la gioventù è contenta. Sei tu contento, gioventù? Cina, Cina. E allora, dai, su. Buongiorno, quanta gente! Forse si è capito che erano un po' emozionati, ma d'altra parte
non poteva essere diversamente. Comunque, noi abbiamo pensato di dedicare questa serata a Enzo, che ci aveva supportato e aveva richiesto espressamente una serata teatrale con noi della prima. Quindi sono felice che anche la sua famiglia abbia gradito questa serata. Grazie a Leonardo, grazie anche a Rosanna, che non credo ci sia, però io sono veramente grata anche a voi per averla richiesta, perché anche noi eravamo un po'... Però, come ha detto Leonardo, noi artisti siamo abituati a recitare anche coi lutti, purtroppo, perché anche quelli fanno parte della nostra vita. Un artista va avanti sempre e regala un sorriso agli altri. Vi ringrazio ancora, grazie, grazie e grazie a tutti gli attori e a tutti quelli che hanno reso possibile questa serata. Grazie, grazie, grazie.